Voice Town, dove le pagine prendono vita dalla voce dei loro autori. A Voice Town la voce di oggi è quella di Luca Bottura, che ragionando sulla politica degli ultimi anni si è chiesto: ma non sarà che il consenso è sopravvalutato? E per restituire ossigeno all'impopolarità ha scritto un libro divertente e paradossale, Manifesto del Partito Impopolare. Dal programma del Partito Impopolare, che certo per pura casualità coincide con la Costituzione. Punto 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Se una legge dispone una tassa, si paga. L'evasione di necessità va bene per il talk show e non per le imposte, non essendo quantificabile la necessità. Io, ad esempio, ho la necessità di comprarmi il Bologna Calcio, così finalmente la smette di giocare con delle maglie disegnate da un tizio cubista in acido, ma non me lo posso permettere, perché pago le tasse. Punto 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Un partito realmente impopolare dovrebbe formare qui e ora le BPS, Brigate Padua Schioppa, il quale diceva che pagare le tasse è bellissimo e oggidì, per questo, genera un festival di Sanremo della pernacchia al solo sussurrarne il nome. Invece aveva ragione, un partito impopolare dovrebbe ogni giorno picchiare su due temi, mafia ed evasione, mafia ed evasione, mafia ed evasione, mafia ed evasione. Nei mesi scorsi si è molto parlato di ristori. Coi 100 miliardi di nero, anzi 120 che abbiamo, avremmo potuto ristorare tutti e dotare ogni impresa di fontane che danno vino. Ma a solo ricordarlo arrivano i guitti dell'economia teorica che ti saltano la giugulare, trasversali. Usano sigle incomprensibili, giocano alle tre carte, ai quattro assi bada bene di un colore solo, ai cinque formaggi, sparano fialette puzzolenti mentre i rete quattristi di complemento coprono loro le spalle, così che il povero si armi contro lo Stato predatore e non contro il tizio che gli indica la luna e intanto gli infila un dito in culo, e non è un dito. Accanto a lui. Nel periodo del primo lockdown le discoteche attaccarono lo Stato perché chiudere d'estate avrebbe portato a mancati introiti per 8 miliardi in 3 mesi. L'anno prima tutto il settore ne aveva fatturati 3. Così durante l'inverno abbiamo vissuto il dramma aggressivo di chi non poteva essere ristorato di spese mai denunciate, di dipendenti in nero che hanno ricevuto denaro pagato da chi è in regola col fisco e si lamentavano pure, di evasori di sopravvivenza che dopo aver targato la Ferrari in Romania, avendo comunque cura di caricarla sulle casse dell'azienda, piangevano sui giornali per non poter difendere i lavoratori. L'esito è che ogni provvedimento su base patrimoniale colpisce i quattro fessi che cercano di stare nelle regole. Chi non parta spiegando alla gente che i veri nemici sono gli evasori, chi chiede il voto ai ladri, chi non si preoccupa di diradare la cortina puteolente che circonda le masse anestetizzate dal luogo comunismo sullo Stato, chi non sia capace di rinunciare al voto dei farabutti, chi non si rivolga dritto per dritto a chi vuole cambiare sto cazzo di paese e far sì che a tirarlo in avanti non siano i soliti coglioni, chi non combatta per riportare la lancetta della legalità oltre il 51%, non è che non sia di sinistra, è un ladro e meriterebbe uno stage di 6 anni nei paesi nordici dove non solo le tasse ma anche le multe si pagano su base progressiva, che 100 euro per eccesso di velocità non sono gli stessi per un operaio o per Kimi Raikkonen, che infatti nel caso ne corrisponderebbe diverse migliaia. E quando gridano allo Stato di polizia, rispondete che i soldi per pagarla, la polizia, manco ci sono, perché ce li avete in tasca voi, evasori. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.